Benvenuti all'appuntamento con M Sera. In questa puntata parliamo del Liceo Leopardi di Macerata. Tra novità, progetti, attività con l'anno scolastico appena iniziato, abbiamo con noi la dirigente, la professoressa Anna Maria Marcantonelli. Buonasera e benvenuta. Buonasera. E un inizio di anno scolastico un po' particolare, almeno per una delegazione del Liceo Leopardi di Macerata, che ha incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella a Taranto in un progetto che tra l'altro vi ha visti protagonisti a seguito della vittoria anche di un concorso. Che esperienza è stata per questa delegazione e per la scuola? Sicuramente un'esperienza molto bella e molto significativa. Erano anni che avevamo questo desiderio di partecipare alle cerimonie di inaugurazione dell'anno scolastico e finalmente quest'anno ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti grazie a un bellissimo progetto che abbiamo svolto in collaborazione con l'Ipsia di Corridonia, un progetto che è stato curato in particolar modo dal nostro indirizzo della comunicazione. Il nostro liceo classico da un anno ormai si è arricchito di un percorso extracurricolare che sta riscontrando grande simpatia e grande interesse da parte dell'utenza. I nostri studenti, oltre al curriculum obbligatorio del liceo classico, hanno 2 ore settimanali in cui imparano ad utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione. Nell'ambito dei percorsi che sono stati programmati, ad esempio, in primo anno questi ragazzi lavorano alla web radio e alla web TV, oltre che al videomaking. Negli anni successivi poi faranno giornalismo, faranno archeologia, la scrittura creativa e altri linguaggi, in modo tale che riescano a impossessarsi di queste competenze che sono importantissime per gli studenti e lo saranno ancora di più quando entreranno nel mondo del lavoro. Si tratta di competenze trasversali di cittadinanza che appunto ogni ragazzo deve possedere nel proprio curriculum. E questo indirizzo ha appunto previsto queste attività, tra cui la realizzazione di video, e proprio da un video è nata poi la partecipazione al concorso regionale e la nostra scuola, grazie a questo filmato, è riuscita ad essere selezionata tra le scuole delle Marche per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. È stata un'esperienza chiaramente bellissima e molto significativa, sia per lo studente, il protagonista di questo filmato si chiama Gabriel, è un ragazzo che è ormai un attore consolidato nella nostra scuola perché partecipa ai vari laboratori teatrali che ogni anno noi svolgiamo, e qui ha avuto anche effettivamente un riconoscimento del suo lavoro, del suo impegno, del suo senso di responsabilità. Quindi sì, Gabriel Young e poi questo cortometraggio dal titolo Vietato Morire, quindi ecco, per ricordare anche questo lavoro e sicuramente la gratificazione da parte di tutti gli studenti, anche dei docenti che hanno insomma partecipato a questa attività che poi si integra con anche l'attività tra i banchi, quindi anzi cresce a volte l'esigenza proprio di sperimentare attraverso i laboratori tante attività di apprendimento. Assolutamente, gli insegnanti sono molto dediti a questo nuovo indirizzo della comunicazione, tra l'altro proprio si sono trovati a sperimentare, a innovare la loro metodologia, questo veramente devo ringraziare tutti gli insegnanti che vi lavorano, in particolar modo la professoressa Lattanzi, la professoressa Pesaresi che curano il progetto in collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata, infatti la supervisione scientifica di questo percorso è proprio affidata all'Università, indirizzo che chiaramente della comunicazione, con la quale noi organizziamo sistematicamente degli incontri, programmiamo insieme le attività e ad esempio nello scorso anno i nostri studenti nel percorso di web radio hanno utilizzato la web radio che è disponibile presso l'Università di Macerata. È stato un laboratorio quindi svolto insieme anche a docenti dell'Università. Siete arrivati attualmente a quasi 1000 studenti, quindi un bel numero, il liceo classico cresce, anche cerca di rinnovarsi e c'è questo trend di crescita anche per quanto riguarda l'indirizzo cinese, e anche qui c'è una collaborazione con l'Università di Macerata, Istituto Confucio. Com'è nata questa sfida e oggi che cosa significa per la città di Macerata, città tra l'altro di padre Matteo Ricci che ha dato i natali a questo gesuita? Sicuramente è un aspetto molto importante anche della formazione culturale per ormai la città di Macerata. Da quanti anni ormai è attivo questo indirizzo? Il liceo linguistico è nato nel 2011 e l'indirizzo del cinese è stato presente fin dall'inizio.
E all'inizio chiaramente avevamo soltanto una sezione e poi adesso siamo arrivati a 4 sezioni di lingua cinese. Infatti quest'anno al liceo linguistico abbiamo avuto un numero altissimo di iscrizioni, sono partite ben 6 sezioni e di queste 4 sono tutte interessate allo studio del cinese. È una lingua che piace molto ai ragazzi perché sono sicuramente incuriositi proprio dal fascino della cultura cinese che è antichissima, ma anche da questa nuova sfida, e le famiglie condividono questo interesse perché magari ritengono che possa essere lo studio del cinese, quindi una competenza linguistica di questo tipo, un prezioso anche lasciapassare per il mondo del lavoro. E proprio con questo, diciamo, obiettivo i ragazzi si avvicinano allo studio del cinese. E il liceo è riuscito ad avere questa possibilità grazie chiaramente all'autorizzazione a livello regionale, ma soprattutto anche grazie alla collaborazione dell'Università di Macerata, in particolare dell'Istituto Confucio, che fa capo all'università e che è un ente che ha proprio lo scopo di promuovere e diffondere lo studio della cultura cinese nel mondo. E grazie all'intermediazione dell'Istituto Confucio siamo riusciti ormai da 2 anni ad avere anche il riconoscimento di classe Confucio, che viene dato proprio a tutti quegli organismi di carattere culturale che hanno lo scopo di promuovere la conoscenza del cinese. Quindi per noi questa è chiaramente una cosa molto importante e continuiamo a collaborare con l'Istituto Confucio nella realizzazione dei progetti che sono volti proprio anche a promuovere questo indirizzo. E i nostri studenti sono attualmente in soggiorno studio in Cina. Grazie anche a uno scambio culturale insieme con il comune di Macerata, con la cittadina di Taizang, che è una cittadina, in realtà una città molto grande perché per loro le dimensioni contano, vicino a Shanghai, e a partire dall'anno scorso abbiamo attivato questo scambio. Gli studenti cinesi vengono da noi durante l'estate, nel mese di luglio, e i nostri ritornano poi in quella città nel mese di settembre. E quindi è ormai un'esperienza che si sta consolidando, chiaramente molto significativa per gli studenti, perché studiare il cinese poi ha proprio come suo naturale proseguio andare in Cina e conoscere poi e vedere da vicino quelli che sono gli aspetti proprio culturali tipici. Quindi tante opportunità che si creano, insomma, che in questo diciamo partendo dal liceo classico, solo classico, da tutte queste novità e attività, diciamo, rimane il nocciolo duro, il cuore, insomma, dell'istituto, però siete voluti in tante attività in questo, insomma, per rendere anche questa formazione, anche come diceva lei, più attuale anche per chi magari esce da un liceo, con delle anche prospettive un po' più chiare per anche sbocchi diversi professionali. Da che cosa dipende secondo lei tutto questo cambiamento? Quali sono anche le esigenze da dirigente che si è trovata ad affrontare in questa esperienza? Allora, fondamentalmente bisogna credere che la scuola debba dare agli studenti comunque delle opportunità sia di formazione culturale, perché chiaramente il primo scopo di una scuola è sempre quello di dare una solida formazione di tipo culturale, oltre che umano, aggiungo sempre io. Però ecco, bisogna anche guardarsi attorno, guardare il mondo del lavoro e capire come una solida formazione si possa poi coniugare con l'obiettivo di rendere questi ragazzi poi anche attivi e ben pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Quindi lo studio delle lingue al momento è veramente uno strumento fondamentale che loro possono acquisire per poter poi un domani magari scegliere un'università che sia coerente con le loro attitudini, eccetera, però che dia anche la possibilità di lavorare in modo, come dire, dignitoso per questi ragazzi, il che purtroppo non sempre capita. E quindi ecco perché la scuola si deve innovare. La scuola non può assolutamente restare chiusa in se stessa, ma deve aprirsi al territorio, deve cercare di cogliere quelli che sono i bisogni formativi dei ragazzi che vivono in quel territorio, deve rispondere a questi bisogni e deve anche dare delle prospettive nuove, perché anche stimolare, no, lo sviluppo culturale, lo sviluppo anche professionale è importante come obiettivo, soprattutto per una scuola del secondo grado. Un'altra riflessione su questo, poi cambiamo argomento. Lei più volte ha sottolineato come ci sia la collaborazione con l'Università di Macerata, quindi il liceo di Macerata, l'Università di Macerata, che
come slogan spesso cioè, evidenzia questo aspetto, l'umanesimo che innova, in questo anche il liceo è su questa linea, il liceo classico. Assolutamente sì, infatti ci ritroviamo molto spesso a svolgere dei progetti insieme, proprio perché la nostra nasce come scuola umanistica e è chiaro che poi l'umanesimo va coniugato appunto con uno sguardo al futuro e è fondamentale poi per la scuola riuscire ad avere ecco, una collaborazione di un certo livello, insomma di eccellenza come quella che può essere con l'Università di Macerata, e molte delle nostre materie, molti dei nostri insegnamenti si collegano strettamente a quelli dell'Università, tant'è vero che noi oltre a questo indirizzo della comunicazione collaboriamo anche per altri aspetti, tutto ad esempio l'aspetto della cultura latina e greca, quindi della cultura classica, ma anche l'aspetto linguistico, quindi realizziamo certificazioni, ad esempio anche in collaborazione con l'Università. La nostra scuola è scuola capofila a livello regionale per la formazione CLIL degli insegnanti. Il CLIL è una materia non umanistica che però viene insegnata in lingua inglese e i nostri docenti, ma non solo quelli del liceo classico, i docenti di tutto il territorio frequentano appunto i corsi presso la nostra scuola e dal punto di vista metodologico poi proseguono con l'Università di Macerata. E anche questo è importante perché formare gli insegnanti a queste nuove discipline è un obiettivo fondamentale per poter promuovere questo sviluppo culturale. Voi avete anche una sezione a Cingoli, qual è il ruolo, come si coniugano le vostre attività e purtroppo in questi mesi del sisma che tipo di problemi anche avete avuto? Purtroppo la sede di Cingoli ha avuto delle conseguenze in seguito al sisma, è stata dichiarata un'inagibilità parziale e gli studenti sono stati trasferiti in un'altra sede. Grazie alla disponibilità del Vescovo di Macerata stiamo utilizzando un ex seminario vescovile. È una struttura sicura, a piano terra, per cui ha dato alle famiglie tutte le garanzie di sicurezza di cui avevano bisogno. Stiamo ancora lavorando in quella sede dove ci siamo chiaramente riorganizzati, devo dire anche piuttosto bene, e siamo in attesa poi della costruzione di questo polo nuovo che partirà presumibilmente in questi prossimi mesi. So che l'amministrazione provinciale sta lavorando al progetto che dovrà essere chiaramente costruito e sarà insomma per la scuola anche una bella opportunità magari di poter rinnovare non soltanto la sede ma anche le attrezzature eccetera, quindi comunque anche lì per dare nuovo slancio e nuovo entusiasmo a questo liceo. Si tratta di un liceo linguistico e delle scienze umane. Il liceo delle scienze umane è il vecchio scuola magistrale di Cingoli, che è ormai una tradizione veramente lunga e sta continuando ad avere chiaramente un'utenza che non riguarda soltanto il territorio di Cingoli, ma ci sono anche studenti che provengono dai comuni limitrofi, da Treia, da Pignano, da Filottrano, da San Severino. E invece per la sede di Corso Cavour è stata rinnovata di recente, ma da pochi mesi, ma insomma col numero di studenti, di iscritti che è destinato a salire diventa quasi stretta, insomma, o no? Purtroppo sì, purtroppo sì, perché la sede di Macerata non ha avuto fortunatamente conseguenze dopo il sisma, perché proprio l'anno precedente erano stati effettuati dei lavori di messa a norma e di ristrutturazione, per cui chiaramente l'edificio ha resistito bene. Il problema del liceo di Macerata è che l'edificio non è più in grado di accogliere tutti i suoi studenti, perché in 4 anni gli studenti sono passati dal numero di 600 a quasi 1000, per cui le aule purtroppo non sono sufficienti. Stiamo utilizzando in questo momento per alcune classi del liceo linguistico alcune aule dell'ITC Gentili di Macerata. Però siamo in attesa e speriamo vivamente di poter avere presto a disposizione una sede che sia tutta dedicata al liceo linguistico, perché gli spazi sono fondamentali anche nell'organizzazione del servizio scolastico, dell'offerta formativa. Speriamo che ci sia insomma, al più presto un'attenzione anche degli organi politici verso questa esigenza del territorio. Chiaramente lo scorso anno il terremoto ha fatto sì che ci fossero delle priorità che chiaramente andavano salvaguardate, però adesso noi speriamo vivamente insomma, che ci sia questa possibilità anche per il liceo linguistico.
E insomma, in questa intervista un po' a 360 gradi sul mondo del liceo classico Leopardi di Macerata e liceo anche linguistico, i vari indirizzi, vorrei curiosare anche tra qualche attività che voi fate, ad esempio ormai un appuntamento consolidato anche a livello nazionale con questa notte dei licei, che momento è per voi e anche che se avete già anche delle anticipazioni su che linea prendere per le prossime edizioni? Allora, l'unica anticipazione al momento è che la prossima data sarà il 12 di gennaio, perché è stata appena fissata. Noi parteciperemo di sicuro, perché ormai sono anni che effettuiamo questa manifestazione, è una manifestazione alla quale teniamo tantissimo, perché il liceo classico purtroppo a livello nazionale in questi ultimi anni ha avuto delle difficoltà, nel senso che c'è stato in alcune scuole anche un calo di iscrizioni. Non nel nostro liceo, sono sincera, perché noi siamo molto soddisfatti, anzi possiamo dire che in 4 anni abbiamo avuto una crescita del 30%, che considerata la controtendenza a livello nazionale per noi è molto gratificante. Sicuramente il liceo classico è una scuola di eccellenza sotto tutti i punti di vista. Gli studenti che frequentano quella scuola sono degli studenti eccellenti, perché sono degli studenti che oltre ad avere delle capacità sono veramente appassionati allo studio, al sapere, curiosi di conoscere, e questi sono dei ragazzi meravigliosi con i quali lavorare diventa un piacere anche per gli insegnanti. La formazione che noi diamo è una formazione umanistica, perché chiaramente la conoscenza della lingua, della letteratura italiana, delle culture classiche ha questa impostazione, però in questi anni abbiamo cercato di integrare il curriculum del liceo classico, inserendo proprio nel percorso obbligatorio che tutti gli studenti devono fare un potenziamento di matematica di 1 ora in tutti gli anni, perché riteniamo che sia necessario per poter preparare al meglio questi ragazzi, soprattutto considerando che questi ragazzi non sceglieranno necessariamente delle facoltà umanistiche, ma molto spesso vediamo che si dirigono invece verso altro tipo di scelta, che possono essere le facoltà scientifiche come medicina o facoltà di tipo economico, per cui è necessario che loro abbiano tutti gli strumenti per poter accedere a queste università, che spesso sono a numero chiuso. Quindi assolutamente è importante che loro abbiano anche una buona formazione scientifica. Lo stesso interesse che noi abbiamo per la matematica, chiaramente lo abbiamo anche per le lingue, perché al nostro interno vi è un liceo linguistico, quindi tutte le esperienze di eccellenza che riguardano il liceo linguistico vengono trasferite anche al liceo classico, a partire dalle certificazioni linguistiche, a partire dagli scambi, dai soggiorni studio che sistematicamente i nostri ragazzi frequentano all'estero, dalle esperienze di mobilità internazionali, ormai sono sempre più numerosi i nostri studenti che frequentano il 4° anno di studi all'estero. E tra l'altro questa esperienza anche delle lingue è stata portata anche sul palco a teatro, ormai con degli appuntamenti a cui il pubblico anche maceratese non solo si è abituato, ad esempio anche l'ultimo spettacolo Antigone Semper con gli studenti protagonisti, c'è proprio anche questa voglia di fare teatro anche in lingua, quindi non solo un laboratorio teatrale. Esatto, abbiamo innovato il laboratorio teatrale, che ormai era una tradizione della nostra scuola da tanti anni, però accanto, diciamo, alla parte così, per così dire, più propriamente classica, abbiamo introdotto anche le lingue, quindi i nostri ragazzi recitano in greco, in latino, ma anche in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e in cinese. Poi anche classica al classico, invece spieghiamo cos'è? Classica al classico è una manifestazione anche questa di tradizione ormai, in cui i ragazzi invece si cimentano nel linguaggio musicale, è la possibilità che hanno i nostri studenti che studiano la musica o cantano, e devo dire che ce ne sono di veramente veramente bravi, di potersi esibire insieme ai loro compagni. È una cosa molto bella, perché in quella iniziativa non ci sono regole, cioè ognuno porta se stesso, porta quel che sa fare in modo sereno, in modo veramente di valorizzare, ecco, quelli che sono i talenti dei nostri ragazzi. Chiudiamo questa intervista parlando invece di un appuntamento che ha chiuso in maniera molto anche così simpatica, interessante, l'anno scolastico, il ballo di fine anno, e questa idea, insomma, in un'atmosfera quasi di altri tempi per questi studenti, come è stata? Molto bella, sono stati veramente molto molto contenti. L'idea è nata in realtà da una nostra studentessa che ha frequentato il 4° anno all'estero.
nei paesi stranieri il ballo di fine anno è una consuetudine che è veramente è molto diffusa. E lei è tornata con questa idea di proporre, come rappresentante di istituto degli studenti, questo ballo ai compagni. E chiaramente la sfida è stata raccolta immediatamente. Quindi si ripeterà come Sì, iniziativa. assolutamente, quella era l'edizione zero, poi dopo ci saranno tante altre edizioni. Noi l'abbiamo però voluta un po' personalizzare con quella che era la nostra tradizione e quindi abbiamo aggiunto in questo ballo di fine anno il ballo delle debuttanti, quindi ci sono delle ragazze che compivano 18 anni, ragazze e ragazzi, che si sono esibiti in questo ballo dei debuttanti. È stata una cosa anche lì molto bella, un bel ricordo che poi manterranno. Il prossimo anno sicuramente continueremo, cercheremo di scegliere sempre una sistemazione logistica bella come quella dell'anno scorso, in modo tale che ci sia anche una cornice, per questi ragazzi molto romantica. E quindi siamo alla fine di questa intervista. Io ringrazio la dirigente del Liceo Leopardi di Macerata, la professoressa Marcantonelli, per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.